Eccoci qua, bentrovati. Nuovo appuntamento qui nel salotto di Kylen Logan. Ciao Kylen, chi Ciao è questo bel a tutti, signore accanto a siamo qua te? con Franco Saiu perché cade sulla I, l'accento se mi ha corretto prima. Eccoci, noi avevamo già sbagliato. Abbiamo già sbagliato e parliamo di una cosa molto piacevole e importante. Questo signore ha un talento che ha sviluppato nel tempo che è saper leggere ad alta voce, che non è più da tutti, e lo fa per leggere ai non vedenti. Bellissima, una cosa Come è bellissima. nata, chi è la sua, come ti è nato questo conto? Da dove, chi è questa associazione? Come. E dunque, bisogna che torni un po' indietro nel tempo, addirittura ai tempi della scuola. E, Ieri, sinceramente, ieri, sì, diciamo, ieri. ieri l'altro. E non ero particolarmente bravo, specialmente nella lettura. Poi, diciamo, ancora una fase successiva, il periodo di leva, dove sono stato selezionato per un incarico di trasmissioni a filo, proprio per la caratteristica della mia voce. Va bene, quindi la Ecco, tua voce sì, comunque era già naturalmente predisposta per fare queste cose. cioè aveva questa predisposizione appunto a trasmettere qualcosa, ecco. Io sarei Sì. anche curioso di sentire qualcosa, te che Esatto, io dici? vorrei leggere, se hai qualcosa di corto che ti piaceva leggere adesso in questo momento, visto che hai portato Ma qualcosina. dunque di corto, vediamo, posso leggere questo di Vai, Esterna, volentieri, eh? se puoi in presa diretta ti senti, vai. Dunque, strana è la nostra condizione qui sulla Terra. Ciascuno di noi viene per una breve visita, senza sapere perché. Eppure, a volte, quasi presagendo uno scopo. Dal punto di vista della vita quotidiana, però, una cosa sappiamo per certo: l'uomo è qui per il bene di altri uomini, soprattutto di quelli dal cui sorriso e dal cui benessere dipende la sua felicità. Beh, Albert Einstein. ecco, Albert Einstein, ci sì. credi davvero a quello che hai Albert, letto? sì, Oh, ecco, sono sicuramente, sì, che test, su quale test si è focalizzato? Perché poi c'è un archivio, tipo un'audioteca che mi dicevi è su Arnold, nella quale tu hai già, diciamo, posizionato dei test di Osho, mi sì, dicevi prima. sono dei romanzi, dei libri di Osho, appunto, perché Osho non ha mai scritto, diciamo, i suoi libri, ma sono registrazioni dei suoi discorsi che faceva in India, che fra l'altro ho avuto anche la fortuna di conoscere il suo centro di meditazione in una Ah, regione bello. centrale dell'India, che è Che effetto Pune. fa? Che Pune effetto è fa? bellissimo, è qualcosa, infatti mi ha appassionato molto i suoi libri, che i primi li ho letti appunto in Sì, India. sì. Sì, Senti una infatti cosa, una curiosità. sì. Ma hai mai pensato di fare il doppiatore? Ma che vuoi, il tempo che passa non me lo consiglia molto. Una domanda, quante prove fai per avere buona la prima? Perché poi Ma uno no, che. sinceramente no, sono abbastanza abituato a leggere ad Vai alta d'istinto, voce. Se riesci. qualcosa a volte sbaglio, riprendo la frase, certo, sì. Però in generale non è che mi prepari in modo particolare, no. È una bella soddisfazione Esatto, leggere poi per i non è un vedenti, ho talento, capito. quindi. Sì, anche il fatto che appunto serve ad altre persone ad aiutare in una forma di volontariato e che serve appunto a dare una mano a Ma ci sei arrivato per caso o ti persone. hanno. Come è andata? Il primo E approccio, che allora, poi è anche una cosa un po' di nicchia alla sì, fine. No, certo. il primo approccio, senti, leggevo un romanzo in biblioteca. Ah, ok. Ci fu una signora che mi passava davanti, io insomma facevo un po' No, finta di quasi quasi ti niente. sentivi anche un po' playboy, quasi Sì, quasi. poi approfittò di una mia pausa per domandarmi come mai leggevo ad alta voce e dissi: ma è una mia abitudine, una mia passione che nel tempo si è consolidata. E quindi mi suggerì: ma lei sarebbe una persona adatta a fare le registrazioni Meraviglioso. per i non vedenti, per insomma persone che hanno bisogno Di un di supporto, di un ascoltare, supporto, vero? sì. E
E appunto mi dette questo indirizzo di Verbania che mi ci mise in contatto. Qui c'è una prova, una biblioteca. Sì, mi fecero fare una prova che andò bene e da allora ho continuato con queste registrazioni. Io direi anche allora, spero che questo video, visto che comunque sia l'audio buono, tu possa condividere con i tuoi non vedenti in modo che possano sentire la tua voce anche in questo contesto, no? Sicché bello. Io ti ringrazio per essere venuto e non so se hai una pagina social ad oggi, perché tu stai avvicinando al mondo di internet. Ma sì, oddio, sono un po' in una fase un po' avanzata per queste diavolerie, però bisogna saperci adeguare al mondo e non il mondo a noi. Allora ti attendiamo social. Intanto ti faccio un saluto, grazie di essere venuto, grazie per l'aiuto che dai a tutti i non vedenti, perché è una cosa importante. Okay. E grazie ancora Franco. Grazie a voi. Salutiamo tutti. Grazie. Ciao. A voi. Buon alla prossima, seguiteci. Bye. Grazie. Ciao. Grazie per seguirci.